il montaggio finale. Amo i francesi. Sono i più sfegatati cinefili, i più grandi paladini del cinema al mondo. Si preoccupano davvero del regista e dei suoi diritti e credono nell'efficacia del montaggio finale. Sono stato fortunatissimo a entrare nelle grazie di alcune case di produzione cinematografica francesi che mi hanno sostenuto finanziariamente. Le cose però non sono sempre andate così. Quando diressi Dune, non realizzai il montaggio finale. Fu una sofferenza terribile, perché sentivo di aver tradito i miei ideali e, ciliegina sulla torta, il film fu un flop al botteghino. Un conto è fare ciò in cui credi e prendere un granchio, riesci ancora a guardarti allo specchio. Quando invece non credi in ciò che fai, è come morire due volte. Fa male. Molto male. È un controsenso bello e buono che un regista non sia messo nella condizione di fare cinema nel modo in cui desidera. Nel nostro ambiente, però, è quasi la norma. Approdai al cinema dalla pittura. Un pittore non ha questo genere di preoccupazioni. Dipinge e basta. Nessuno si intromette nel suo lavoro per dirgli «quel blu va cambiato». È una barzelletta pensare che un film possa avere senso se qualcun altro continua a ritoccarlo. Se ti danno il diritto di girarlo, è un tuo diritto farlo nel modo in cui credi. Il regista dovrebbe avere l'ultima parola su ogni singolo elemento, parola, suono, ogni singola cosa che scorre nel tempo sulla pellicola di celluloide. In caso contrario, il film non starà in piedi. Può anche darsi che faccia schifo, ma almeno sarà solamente colpa tua. Nel mio caso, infatti, Dune fu un fiasco clamoroso. Quando accettai di non realizzare il montaggio finale, sapevo di mettermi nei guai. Speravo che le cose sarebbero comunque funzionate, ma non fu così. Il risultato finale non corrispondeva a ciò che volevo io, e la cosa mi addolorò. Il punto è questo. Quando mediti e la beatitudine inizia a crescere in te, il dolore non è così intenso. Riesci a barcamenarti tra esperienze simili e a sopravvivere. Tanti non ce l'hanno fatta, però. Esperienze del genere li hanno costretti ad abbandonare la carriera cinematografica. La psicoterapia. Una volta andai da uno psichiatra. In quel periodo compivo azioni che avevano assunto un'impronta terribilmente schematica. Così pensai, bene, è ora di farsi vedere da uno psichiatra. Entrando nello studio gli domandai, pensa che questa terapia possa in qualche modo danneggiare la mia creatività? Rispose, beh, David, in tutta onestà, forse sì. Gli strinsi la mano e me ne andai. I sogni. Adoro la logica dei sogni. Mi piace appunto il modo in cui si svolgono. Raramente però ho preso spunto da essi. Prendo più spunti dalla musica o da una semplice passeggiata. Nel caso di Velluto Blu però mi trovavo in serie difficoltà con la sceneggiatura. L'avevo già riscritta 4 volte. Verso la fine incappavo sempre in alcuni problemi. Poi, un giorno, mi trovavo in un ufficio. Dovevo entrare nello studio accanto per parlare con una persona. Chiesi un pezzo di carta alla segretaria perché di colpo ricordai di aver fatto un sogno la notte prima. Eureka! 3 piccoli elementi di quel sogno risolvevano tutti i miei problemi. Ma è successo solo quella volta. Angelo Badalamenti. Incontrai Angelo Badalamenti durante le riprese di Velluto Blu e da allora ha composto musica per tutti i miei film. Per me è come un fratello. Lavoriamo così. Mi piace sedere accanto a lui sullo sgabello del pianoforte. Io parlo e Angelo suona. Suona le mie parole. Quando non le capisce, e a volte succede, suona davvero male. Allora dico, no Angelo, così non va. Mi esprimo con parole leggermente diverse e lui suona in un altro modo.
di nuovo «No, Angelo, non va ancora», e così via. Con questo procedimento riesce chissà come ad afferrare qualcosa e a quel punto esclamo «Perfetto!». Inizia quindi a lasciarsi trasportare dalla magia della sua musica, andando nella direzione giusta. È divertentissimo. Se fosse un mio vicino di casa, vorrei lavorare con lui ogni giorno. Invece lui abita in New Jersey, io a Los Angeles. La colonna sonora. Talvolta ascolti un brano che calza a pennello con una scena del copione. Spesso, durante le riprese, lo ascolto nelle cuffie mentre seguo i dialoghi. Serve solamente a verificare che il lavoro stia procedendo nella direzione giusta, che, per esempio, il ritmo o le luci vadano bene. È uno dei tanti strumenti utili per assicurarti di tener fede all'idea iniziale e di non tradirla. Ringrazia il cielo se fin dall'inizio puoi ascoltare un brano per capire se la scena funziona. La colonna sonora è un fattore cruciale per l'atmosfera di un film. Farla collimare con l'aspetto di una stanza, con le emozioni che suscita vista dall'esterno o con i dialoghi, è come suonare uno strumento musicale. Perché l'atmosfera sia praticamente perfetta, devi provare e riprovare. Di solito questa operazione si fa dopo il montaggio del film. Io, però, cerco sempre di fare provvista di quella che chiamo legna da ardere. In questo modo ho un mucchio di brani cui poter attingere per capire se funzionano. Basta infilare una traccia audio in una scena e te ne rendi subito conto. No, non funziona. I provini. Non conta tanto la bravura di un attore. Durante i provini devi scegliere la persona adatta alla parte, in grado di interpretarla. Non sottopongo mai gli attori alla tecnica del cold reading. Il cold reading, o lettura a freddo, è una tecnica che permette di tratteggiare il profilo psicologico di una persona senza sapere nulla di lei e prestando attenzione ad alcuni dettagli importanti, come tono di voce, gestualità, abbigliamento, postura ed espressione del viso. Ho l'impressione che per loro sia una tortura e a me non serve per conoscerli, senza considerare che subito dopo vorrei iniziare a provare con loro. Ci vorrebbe tanto, troppo tempo per seguire questa trafila con ogni singolo attore. Così mi piace semplicemente parlare e osservarli mentre parlano. Intanto li faccio scorrere mentalmente per tutta la sceneggiatura. Alcuni arrivano fino a metà e si fermano. Uno di loro riuscirà poi a giungere fino alla fine e io lo saprò. Il direttore del casting di Velluto Blu era Joanna Rey. Avevamo entrambi proposto il nome di Dennis Hopper. Nessuno era d'accordo, però. Non è possibile lavorare con Dennis, è in pessime condizioni, sul serio. Non avrai altro che grane. Continuammo quindi le nostre ricerche. Un giorno, però, il suo agente telefonò per dirci che Dennis era sobrio e non beveva più. Aveva già recitato in un altro film e, volendo, avrei potuto parlare con il regista per averne la conferma. Quindi telefonò anche Dennis e disse «La parte deve essere mia, perché io sono Frank». Mi entusiasmò e spaventò allo stesso tempo. A volte ho in mente un attore fin dal principio. È il caso di un personaggio di Mulholland Drive. Circa le 7:30 di una mattina stavo dettando degli appunti alla mia assistente, una donna bellissima. Iniziai a parlare in modo bizzarro, come il cowboy di Mulholland Drive. Venne fuori da sé. Continuando a fare quella voce, dopo un po' realizzai che il mio amico Monty Montgomery sarebbe stato perfetto per la parte. Non è nemmeno un attore. Che dico, in realtà è un attore, un gran bravo attore. Il punto però è che calzava pennello per la parte. Ci sono attori cui ricorro sempre. Kyle MacLachlan, per esempio. Lui mi piace. Può darsi che sia una specie di mio alter ego. Però la prassi, naturalmente, vuole che si scelga la persona giusta per quel ruolo. E questo è il tuo obiettivo. Morale, Kyle può essere anche tuo amico, ma se non va bene per la parte, purtroppo non l'avrà.
È interessante anche il fatto che quando lavori con un attore lo scegli proprio per un ruolo preciso. Poi però, a pranzo o in altre occasioni, scopri un altro lato del suo carattere. Lo tieni a mente. Così, se salta fuori una nuova parte e qualcuno dice «Beh, Kyle non riuscirebbe a interpretarla», puoi ricordarti di quel suo lato e ribattere «Invece sì». Le prove. Durante le prove non importa da dove cominci. Riunisci gli attori e scegli una scena rappresentativa dei personaggi che hai in mente. Fai le prove e come va va. Può essere tutto incasinato all'inizio. Poi parli. Spesso sembra che i discorsi non abbiano molto senso. Per me e per qualsiasi mio interlocutore, però, un senso ce l'hanno. Lo senti. Così, quando rifai le prove, sei sempre più vicino all'obiettivo e ancora più vicino la volta seguente. Si parla tanto, soprattutto all'inizio. Puoi dire tante cose, con parole talvolta insolite e sciocche. Sviluppi però questo microlinguaggio in codice con certi attori o attrici. Per esempio, più vento per me significa più mistero. Bizzarro, vero? Eppure, a poco, con il semplice gesto di una mano o pronunciando certe parole, un attore dice «Ah, capito!» A un certo punto nel corso delle prime prove, gli attori afferrano l'idea. Da quel momento si mettono in azione. E tutto il loro talento può essere convogliato nella direzione giusta. Con il resto del personale il discorso non cambia. Parlando di prove si pensa soltanto a quelle con attori. C'è una prova però che si svolge con tutti gli addetti alla troupe di ogni specializzazione. L'idea è quella di riunire tutti e far sì che seguano la stessa strada, quella mostrata dalle idee. Per esempio, può darsi che un attrezzista porti un mucchio di accessori scenici e tra essi non ce ne sia uno che vada bene, ma dicendogli due parole ti risponde «Ah, d'accordo!» e ritorna indietro con accessori decisamente più adatti. Quindi bastano altre due parole, e stavolta torna portando con sé gli accessori perfetti. È questione di dialogo, di azione e reazione. Funziona così con tutto il personale, perché ogni elemento ha un ruolo cruciale per la riuscita del film. Il procedimento non cambia mai. Inizia a provare e non conta quanto tu sia lontano dalla meta. L'importante è iniziare. Magari dici, ovviamente tra te e te, «Santo cielo, non ci siamo proprio!» Quindi cominci a parlare e a fare le prove. E dall'acqua arrivi al fuochino e poi al fuoco. È un procedimento astratto, ma tutti stanno raggiungendo l'obiettivo. A un certo punto in ciascuno si accende la famosa lampadina ed ecco, forse ci sono. Quindi fai un'altra prova e per non rovinare il risultato non lo tocchi più fino all'inizio delle riprese. Hai sempre in mente l'idea iniziale, l'atmosfera e il carattere, l'essenziale. Parlando e provando, riparlando e riprovando, ben presto spunta fuori. Una volta che tutti avranno colto lo spirito dell'idea, li avrai al tuo fianco, dal primo all'ultimo, e seguiranno le indicazioni fornite dall'idea iniziale. Funziona così. La paura. Sento storie di registi che sbraitano contro gli attori o che magari usano l'inganno per strappare loro una buona prestazione. Alcuni invece cercano di tirare avanti tutta la baracca facendo leva sulla paura. Secondo me è una buffonata. È un comportamento patetico e stupido allo stesso tempo. Quando le persone hanno paura non vogliono andare al lavoro. Troppi ai giorni nostri provano questo sentimento. La paura comincia quindi a trasformarsi in odio. Ed ecco che iniziano a detestare il solo fatto di andare a lavoro. L'odio può diventare rabbia e possono prendersela con il capo o con il lavoro stesso. Se dirigessi il set servendomi della paura, otterrei l'1% e non il 100% di ciò che ottengo normalmente. Non sarebbe affatto divertente percorrere la strada insieme. Dovrebbe esserlo invece. Nel lavoro come nella vita dovremmo andare tutti d'accordo, spassarcela un sacco, scodinzolando di gioia come cuccioli. Dovremmo vivere alla grande,
La vita dovrebbe essere fantastica. Se una casa cinematografica, invece di infondere paura, offrisse a tutti gli addetti al lavoro un modo per immergersi in se stessi, per iniziare ad ampliare l'energia e l'intelligenza, questi farebbero gli straordinari gratis. Sarebbero molto più creativi. La casa cinematografica farebbe un gran balzo in avanti. È così che potrebbero andare le cose. Non vanno così, ma sarebbe facilissimo cambiarle. Tutti insieme appassionatamente. Quando lavori, vuoi una troupe felice che percorra insieme la stessa strada. Devi avere la capacità di ragionare in un'ottica di gruppo. Devi concentrarti su un problema alla volta, senza essere distratto da un milione di problemi diversi. Questa capacità cresce quando cominci a meditare e a immergerti in te. Si dice che l'oggetto a cui rivolgi la tua attenzione prende vita. Così, quando ti concentri su una cosa, è quasi come se iniziassi a muoverla e a farla vibrare. Dici, oggi faremo questo, siamo a questo punto e questo è l'obiettivo da raggiungere. Il lavoro migliora e la troupe diventa più felice. I segreti di Twin Peaks. Le idee arrivano nei modi più impensati. Basta tenere gli occhi aperti. Qualche volta sul set capitano dei piccoli incidenti che mettono in moto l'immaginazione. Durante le riprese dell'episodio pilota dei Segreti di Twin Peaks, nella nostra troupe c'è un redattore di nome Frank Silva. Mai e poi mai sarebbe dovuto comparire nella serie. Mentre giravamo alcune scene nella casa di Laura Palmer, Frank stava spostando dei mobili nella camera da letto della ragazza. Io mi trovavo nell'ingresso, sotto un ventilatore a soffitto. Una donna disse, «Frank, non spostare il cassettone davanti alla porta in quel modo, non chiuderti dentro!» Ebbi così una visione di Frank nella stanza. Lo raggiunsi di corsa e gli domandai, «Sei un attore?» Rispose, «Guarda caso sì, perché a Los Angeles erano tutti attori. Forse al mondo lo sono tutti». Così dissi, «Frank, in questa scena ci sarai tu!» Girammo tre panoramiche della camera, due senza e una con Frank accucciato immobile ai piedi del letto. Non avevo idea però di che cosa significasse o a che cosa servisse questa scena. Di sera scesi al piano inferiore. Stavamo girando la scena in cui la madre di Laura Palmer è sdraiata sul divano, annientata dal dolore e dalla disperazione. Improvvisamente vede qualcosa con l'occhio della mente e scatta a sedere di colpo, urlando. Sean, il cineoperatore, doveva manovrare la cinepresa e seguire il volto della donna mentre si alzava all'improvviso. Mi parve che avesse fatto un ottimo lavoro. Così dissi, «Stop! Perfetto! Stupendo!» Sean dissentì, «No, per niente!» «Perché?» «C'era qualcuno riflesso nello specchio!» «Chi?» «Frank!» Sono incidenti che capitano e mettono in moto l'immaginazione. Da cosa nasce cosa, e se lasci fare ne nascerà un'altra completamente diversa. Le serie televisive. Amo entrare in un altro mondo e amo i misteri. Per questo non mi piace sapere troppo in anticipo. Mi piace invece il gusto della scoperta. Credo che sia una delle caratteristiche più eccitanti delle serie televisive. Puoi entrare nella storia e addentrarti all'infinito. Inizi a percepire il mistero e le cose cominciano a succedere. Le serie televisive hanno fortune alterne. I network compiono periodicamente dei sondaggi. Ne emergono risultati sempre diversi. Per esempio, una volta hanno stabilito che gli spettatori non guardano la serie in esame ogni settimana. Può darsi che la seguano due volte al mese. Così, secondo il loro ragionamento, perdono il filo della storia e alla lunga smettono di guardare il programma. Chiaramente i network non vogliono che ciò accada. Così, per un certo periodo, nauseati dalle serie TV, pretesero delle storie a finale chiuso. Non so proprio perché la ABC avesse consentito la realizzazione di una puntata pilota dei Segreti di Twin Peaks. Questo semplice fatto, però, non significava che l'avrebbero trasformata in una serie TV. Così non andrò oltre. Anche allora il network non sapeva proprio che farsene.
Tutte le puntate pilota vengono inviate in uno studio, credo di Filadelfia. Lì sono sottoposte alla valutazione di un gruppo di persone. In un modo o nell'altro, I segreti di Twin Peaks ottenne un punteggio discreto, ma non clamoroso. Non so che cosa successe nel lasso di tempo intercorso fra la valutazione e il momento della messa in onda, ma la prima TV ebbe un successo di ascolti strabiliante. Fu una vera fortuna. La stanza rossa. Un giorno d'estate mi trovavo in un laboratorio di sviluppo e stampa, le Consolidated Film Industries di Los Angeles. Allora stavamo montando la puntata pilota dei segreti di Twin Peaks e per quel giorno avevamo finito. Erano circa le 6:30 del pomeriggio e ci trovavamo all'esterno dell'edificio. Nel parcheggio c'erano alcune auto. Posai la mano su un tettuccio ed era caldo, molto caldo. Non bollente, ma piacevolmente caldo. Stavo lì con la mano poggiata sul tettuccio quando, puff, apparve la stanza rossa. Quindi i personaggi che parlano e si muovono al contrario, e infine alcuni dialoghi. Ebbi quest'idea, questi frammenti d'idea. Me ne innamorai. Inizia proprio così. L'idea ti dice di costruire la stanza rossa. Ci pensi su. Aspetta un attimo. Le pareti sono rosse ma non solide. Allora continui a pensare. Sono tende, non opache ma traslucide. Quindi appendi le tende. Ma per il pavimento ci vuole qualcosa. Torni con la memoria all'idea. E sul pavimento c'era qualcosa. Avevi tutto sotto gli occhi. Così aggiungi ciò che mancava. Inizi a ricordarla meglio, l'idea. Procedi per tentativi, sbagli, ma aggiusti il tiro, aggiungi altri dettagli ed ecco che la stanza è pervasa dalla stessa identica atmosfera dell'idea. L'idea lo sa. La forma che incarna ciò che è apparso nella coscienza. È questo ciò che deve essere serbato all'interno della coscienza. Upanishad. L'idea è tutto. Non tradirla e ti dirà tutto ciò che c'è da sapere, sul serio. Basta che continui a impegnarti perché il risultato abbia lo stesso aspetto, la stessa atmosfera, gli stessi suoni e sia preciso identico all'idea. È strano quando ti allontani dal percorso, in qualche modo lo sai. Capisci che stai facendo qualcosa di sbagliato perché lo senti. Una vocina ti dice: no, non ci siamo, l'idea ti ha forse detto che deve essere così? Quando ingrani la marcia giusta lo senti. È questione di intuito, ti apri la strada usando ora la ragione, ora le sensazioni. Parti da un punto preciso e mentre procedi tutto entra sempre più in sintonia con l'idea. È questa però che ti guida fin dall'inizio. A un certo punto senti che il lavoro va bene e speri che lo sentano un po' anche gli altri. Talvolta entro in un set costruito seguendo un'idea e per una frazione di secondo penso di essere proprio dentro l'idea stessa. È la fine del mondo. Spesso però non sei tu a costruire il set. Trovi un'ambientazione esterna che senti adatta in funzione dell'idea. Puoi modificarla in centinaia di modi per renderla più aderente all'idea. Per esempio, puoi aggiustare gli accessori scenici e l'illuminazione. La luce infatti può giocare un ruolo fondamentale. Basta che continui a impegnarti a fondo finché sentirai che l'ambientazione è adatta, in funzione dell'idea. Se presti attenzione a tutti gli elementi che turbinano intorno a te, ecco che proprio alla fine sarai sorpreso da quanto il risultato si avvicinerà all'illuminazione iniziale. In corso d'opera, però, possono arrivare anche nuove idee. E un film non è finito finché non è finito. Quindi stai sempre in guardia. Talvolta si verificano incidenti piacevoli. Può anche darsi che siano gli ultimi tasselli del puzzle quelli che consentono al film di acquisire coerenza. Ti senti così grato. Come diavolo è potuto succedere?
Durante la realizzazione di Velluto Blu, stavamo girando una scena nell'appartamento di Ben, uno dei personaggi, interpretato da Dean Stockwell. A un certo punto, Dean doveva cantare In Dreams di Roy Orbison. O meglio, doveva cantare in playback rivolgendosi a Dennis Hopper. Il copione prevedeva che sollevasse una piccola lampada appoggiata su un tavolino per usarla come microfono. Invece, proprio di fronte a lui, sul set, e la scenografa Patricia Norris disse di non averla messa lì, c'era questa lampada da lavoro. Aveva un filo lungo e la lampadina era nascosta al pubblico, ma illuminava il volto di Dean. Lui l'afferrò in fretta e furia. Pensava che fosse messa lì apposta per lui. Ne succedono tantissimi di questi incidenti. Talvolta si verificano invece incidenti spiacevoli, ma devi conviverci comunque, riadattando, disfandoti di questo, di quello e di quell'altro ancora. Se però presti attenzione all'idea iniziale, rimanendole fedele, è incredibile come persino gli incidenti di percorso si rivelino alla fine positivo, fedeli all'idea. Il pubblico di prova. Anche se non puoi girare un film con lo sguardo rivolto verso il pubblico, arriva il momento in cui, prima che sia finito, diventa necessario sperimentarlo insieme a un gruppo di persone. Capita talvolta di perdere un pizzico di soggettività e di aver bisogno di un riscontro per capire cosa va e cosa non va. Può essere la peggiore delle proiezioni, può darti le pene dell'inferno. Come ho già detto, però, il film non è finito finché non è finito. Dopo questa proiezione per un pubblico ristretto, nell'interesse della coesione del film, può darsi che alcune scene debbano essere rimosse o altre aggiunte. Non si tratta di veri e propri errori. Alcune delle scene da tagliare, prese a sé stanti, possono anche essere piuttosto belle. Perché il film nel suo complesso funzioni, però, devono essere eliminate. Fa parte del gioco e in una certa misura succede sempre. Generalizzazioni. Secondo me è pericoloso affermare che un personaggio femminile di un film rappresenti tutte le donne o uno maschile tutti gli uomini. Alcuni critici cinematografici amano le generalizzazioni, ma si tratta di quel personaggio preciso, in quella storia precisa, che percorre quella strada precisa. Tutti questi particolari creano un mondo a parte. Un mondo che a volte vorremmo visitare e vivere sulla nostra pelle.